Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Noi ci siamo appena alzati. In realtà mi sono alzata, poi mi sono rimessa a dormire. Poi a dormire, insomma. Io ho questo problema che una volta che mi alzo non riesco a rimettermi a dormire, quindi sono stata a letto. Sono le 11 e qualcosa. Fatemi controllare, 11 e un quarto. Io a pranzo oggi devo andare da nonnina, quindi colazione leggerissimissimissima. Tra l'altro fa freddissimo, cioè voi non avete idea. Io vabbè, appena mi alzo spalanco tutte le finestre, faccio cambiare aria, cose. Però fa freddo, ha proprio rinfrescato un'altra volta. Sembrava primavera, invece no. Come va a voi? Tutto bene? Vi vedo provati, molto provati. Oggi non ti devo proprio svegliare, molto bene. Tra l'altro mi tira tutto il braccio, che si stanno formando le crosticine, quindi vedete assume questo colorino, tipo sembra un misto tra un rosso e un marroncino. Stamattina è successa una cosa per me sconvolgente, perché praticamente hanno cambiato il volto al personaggino di Mang, che è questo character qua dei BT21, che è il mio preferito. E praticamente hanno fatto questa storyline con la maschera, il reveal. Mi mancherà il Mang così, però capisco la storia che c'è dietro. Io avevo detto che sarei impazzita se fosse stato uno scoiattolo. Raga, secondo me è uno scoiattolo. Cioè, è un misto tra uno scoiattolo e un criceto, tipo. E però è appena uscito, quindi poi capiremo. Mi piace che abbiano tenuto i colori, però è strano ancora. Poi adesso vai a ricomprare tutto il merch, cioè, guardate qua che carino. Vediamo dove ci porterà la giornata di oggi. Intanto colazione. Questo è il nuovo mix che sto facendo questi giorni. Ci metto cacao amaro, tipo mezzo cucchiaino. E stessa cosa di questo Nescafè. Giro col frullino sperando di non fare un disastro, praticamente. In realtà è giusto per mixarlo, perché sennò il cacao ogni volta mi rimane tipo a pezzetti. E è buonissimo, così è più sfizioso. Ora, prima che queste due continuino a litigare, diamo la pappa. Diamo la pappina. Vai, sì, fare pappina. C'è mia sorella che sta usando la connessione per fare tipo una video lezione. Sto impazzendo perché non va niente, siamo tutto super lento. Io dovrei caricare un video in tutto ciò. Ma ok, a piccoli passi. Per fortuna che il trasferimento è sempre più vicino. Ebbene sì, vi do questo spoiler, anche se ne parleremo meglio, però è molto 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 vicino. Detto ciò, comunque, svagando su questo argomento, l'altro giorno sono andata a vedere Dungeons and Dragons al cinema. Conosco il gioco, conosco i personaggi, bla 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 bla, ma non ci ho mai giocato. Però ero molto curiosa di vedere il film, perché effettivamente c'era un cast interessante, le immagini e soprattutto anche costumi e ambientazioni mi interessavano tantissimo. Nei mesi scorsi ho sempre visto la pubblicità, quindi ho detto lo vado a vedere, ovviamente da sola, perché non vi dovete fare problemi ad andare da soli, soprattutto se nessuno vi vuole accompagnare. In sala eravamo tre da soli, bellissimo, io e due signori grandi tra l'altro. Allora, la prima parte del film mi ha annoiata tremendamente, infatti ero lì tipo al telefono, ve lo dico, cioè addirittura stavo leggendo il mio libro. La seconda parte un po' migliora. Io effettivamente non so bene tutte le cose precise di questo gioco, quindi magari alcune reference, alcune cose me le posso essere persa. Per questo vi dico sempre poi che io, cosa importante che faccio, poi vado a cercare le recensioni, insomma i video commenti. Quindi vabbè, adesso non lo posso fare perché devo fare altre robe, però dopo sicuro mi metto a vedere una cosa del genere. E poi andare da nonnina, perché già sono le 12 e un quarto. Io direi che almeno per l'una volevo stare da lei. Questa sono io che provo imperterrita a riusare sto cacchio di bigodino. Ho provato a prendere meno capelli, perché in realtà dovrei comprare quello più grande. Cioè, se avete tipo la frangettina piccolina, ok, però quando hai due ciuffi così è un po' poco. Quindi questo è il risultato. Ripeto, il mio problema è sta cacchio di vertigine. Oh. Niente, tanto continuerò a lamentarmi finché, non lo so, probabilmente continuerò e basta. Outfit cambiato. Vabbè, tanto è sempre nero, quindi sembra sempre la stessa cosa. Quindi giacca, chiavi prese, pronta. Mamma mia, però fa freddo veramente, eh. Ciao! Ciao amore, scolando il riso proprio adesso. Cosa hai fatto alla fine? Quello che ti ho chiesto? Quello che mi hai chiesto è la frittata. Una questa non è con la frittata, ecco, quella cosa? Con le zucchine per ah, me. Ah, scusa. Quella è con la cipolla che a me non mi piace. È vero, è vero. Vedi che bello. È come gli chef, vai. Ma che hai usato, le cipolle quelle rosse? Sì. Vedi che sta tipo blu. Cipollosa. Media poi, manco grandissima. Io di solito ce ne metto un sacco. Mi piace più Marta. Mm-hmm. La pillola. Non è quella anticoncezionale, eh.
Mi sto mettendo a lavorare, se sentite casino sotto, come sempre, c'è mia nonna. Comunque mi sono fatta qua il mio solito yogurt. Sto finendo di editare il video per domani. Stavo leggendo gli ultimi direct e così, lo sapete, ogni tanto io vi devo ringraziare. Perché voi ogni volta non vedete l'ora che esca un mio video. Oppure mi scrivete delle cose bellissime, tipo: Ila, ho un periodo duro a casa, i tuoi video mi aiutano a passare anche quei pochi minuti di spensieratezza. Cioè sono tutte piccole cose che mi fanno dire... Oh, mi scaldano proprio il cuore, quindi grazie, non smettete mai di scrivermele. Oppure c'è chi mi scrive che ho una voce particolarmente rilassante. Come vi dico sempre, spero di non deludervi mai, anzi di migliorare sempre di più. Comunque sono quasi le 10, abbiamo messo in pausa Matrimonio a Prima Vista, quindi adesso andiamo subito a vederlo. Non mi proprio benissimo. Diciamo che il primo, per quanto riguarda il contatto fisico, questa cosa... preparando per andare a fare la visita con la nutrizionista. La sto prendendo senza troppe costrizioni, perché quando la mia mente poi si sente chiusa, costretta, è peggio. Quindi sono contenta di stare a fare le cose bene. Ovviamente ci sono i miei momenti down, perché la conoscete la mia backstory. Per quanto mi riguarda è veramente difficile. Ci sarà sempre qualche strascico che ti porti dietro. Puoi migliorare, senz'altro, ci puoi lavorare. Però è un po' un discorso complesso. Io lo dico sempre, chi non c'è mai passato non lo può capire, quindi anche ogni volta andare a fare la visita è un po' un'ansia. A volte vorrei non sapere come sta andando in realtà, perché io so di sentirmi bene, ok, però poi quando a livello di numeri io vedo che non sta andando come vorrei, allora la mia mente ricasca un po' in quel circolo lì. Quindi a volte vorrei proprio non sapere. La mia mente, diciamo, deve imparare, deve entrare in quell'ottica che in realtà è importante. È più importante come ci si sente che poi i numeri effettivi, che possono variare a seconda di tantissimi fattori. Poi mi deve anche venire il ciclo, quindi sicuro andrà peggio del solito. Ripeto, tanto sarò in questo loop per il resto della mia vita, volente o no. Questo è, vi farà sapere. Diciamo che sto per fare un esperimento, perché dovete sapere che io ho tipo un sacco di senso di orientamento e fin qua ok. Il problema è che quando sono in macchina, per sentirmi più sicura, una cosa che faccio da sempre, metto il navigatore. Cioè, ma letteralmente anche se devo andare ad un posto tipo, non so, un quarto d'ora di distanza e ci sono già andata 6 volte, da quando però non ho più la mia macchina non ho neanche più il coso per tenere il navigatore, insomma, visto che non è sicuro tenere il telefono in posti strani. Stavolta andrò a braccio, così andrò un po' a memoria, speriamo di arrivare, vi farò sapere al mio arrivo. Sono arrivata, tutto ok. Il bello di Roma è che per fare un tratto da, dai, massimo 20 minuti, ci ho messo un'ora, letteralmente un'ora. Mi scordo sempre che uscire a quest'ora di punta è un disastro e io continuo a prendere appuntamento a quest'ora. Va bene, comunque adesso andiamo, sono arrivata proprio giusto in tempo. Sto morendo di fame perché non ho neanche pranzato in tutto ciò. Malissimo, quindi dopo recupereremo. Anche perché, ragazzi, ho visto una cosa: ho visto che il McDonald's ha fatto uscire il McFlurry al pistacchio. Cioè, ma voi siete fuori di testa? Pensate che io non ci vada dopo? Ma siete fuori. Appena uscita dalla visita, come io avevo detto a casa, infatti è andata così. Mi ha detto: sono scesi tutti i valori, no? Le cose che dovevano scendere, i centimetri pure, tipo 3 centimetri sulla coscia, 2 sul braccio, bla bla bla. Poi vado a vedere il peso, c'ho mezzo chilo in più addirittura. Quindi le ho detto: basta, io non ce la faccio più questa vita, ma io che devo fare? Per quanto mi riguarda, io non devo proprio guardare il fattore del peso, perché possono essere liquidi, può essere appunto come vi ho detto, mi deve venire il ciclo, quindi ok. Vi ho detto, come vi ho detto a voi, mi sto cercando di focalizzare più che altro su come mi sento io e quindi va bene così. E adesso poi, guardate, dopo essere andata alla nutrizionista, questa è una cosa un po' particolare, senz'altro, però sono le 4, ho un leggero languorus. Io voglio assolutamente provarlo sto gelato, ragazzi. Guardate qui, c'ho pure l'offertina, quindi la usiamo. Ciao, e ti devo dire un coupon: 3270. 3270? Sì. Gusto? Pistacchio? Poi? Basta, grazie. Ma voi avete capito quanto tutto questo è potenzialmente sbagliato? Cioè, ragazzi, pistacchio e granella di pesco. Ma in che senso? Potrebbe essere stata una mossa vincente come una mossa sbagliata. Più che altro per la mia salute. Perché se è buono veramente è un problema. Cioè, non so se ci stiamo capendo.
Ma è buonissimo, eh? Una volta che lo miscelate tutto, pieno di crema, è pieno di tutto, è tipo un seppissimo di roba. Qui per dirvi che l'ho lasciato perché è veramente stucchevole. Buonissimo, però è veramente troppo. Poi io ho le cose troppo dolci, lo sapete, mi danno quel senso di nausea. Infatti volevo andare a fare un po' di giri adesso, ma vi giuro sono così nauseata che mi viene tipo da rimettere. Non sto scherzando, cioè io non posso fare queste cose, è vero, non posso. Prenderò un po' d'aria e mi riprenderò un attimo. Ok, mi sono ripresa. Le mie opzioni, come sempre, diciamo che erano o andare al cinema, ormai sta diventando una barzelletta, però lo sapete, quando ho tempo cerco di recuperare più film possibili. Volevo andare a vedere i Tre Moschettieri, ma c'è soltanto l'orario serale e stasera ci sta a Pechino Express, quindi non credo proprio di poterlo saltare. Quindi io alle brutte andrò domani magari, anche se domani devo fare una cosa non importante, importantissima, per cui sono molto 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 in ansia. Tanto poi ve ne parlerò. Adesso invece devo andare a prendere una cosa dall'amica di Ross che è tornata dalla Corea esattamente ieri. Le ho chiesto appunto di portarmi una robina, quindi adesso la vado a trovare. Anzi, ci tengo a ringraziarla, Sofia, se mai guarderai questo video, grazie. Mi ha risparmiato insomma un po' di giri, un po' di cose. Mi fa morire come TikTok sul cibo vanno sempre virali. Oh, il cibo è una certezza. Aspetta, vieni di qua che ho abbassato questo. Come stai? Ormai tu la cultura del... No, merda, sto morendo, cioè. No, ma hai fatto lo scalo? Ah, Xiaodong. Ok. Quindi c'è, cioè, magari... No, cioè poi chiude le 8, cioè tu piacerà. No, beh, i posti chiudono. Cioè, che cazzo. Lascia stare. Ciao, riposati. Sono uscita a portare i pacchetti di Vinted e prima di uscire mi è arrivato un ordine proprio mentre stavo aprendo la porta. Si sono fatte le 8 comunque in tutto ciò. Io dovrei andare a preparare anche qualcosina. Chiamo a vedere, sono ancora stomacata da pranzo. Cioè, ho fame perché comunque non ho mangiato cose vere e proprie. Poi c'è Giulia che sta cercando di farmi andare al cinema domani per vedere Super Mario. I'm not a big fan, nel senso che sì, conosco, ci ho giocato, però non è che, sai, oddio, è la mia prima cosa da voler andare a vedere al cinema. Però ce l'accompagno volentieri, ovviamente, pur di stare insieme, questo ed altro. Volevamo andare a vedere un horror tipo La Casa qualcosa, ma Giulia mi ha mandato il trailer. Sì, andiamo a vedere questo. Io vado a cercare il film, non lo trovo, rileggo, c'era scritto dal 20 aprile. Lei è convinta che fosse già uscito. Buongiorno ragazzi, oggi è venerdì 7 di aprile, ciò vuol dire mi sono svegliata, a parte ragazzi, con un mal di pancia che voi non avete idea, cioè proprio penso di non essere mai stata così male, malissimo. Appena poi mi sono ripresa e mi sono alzata ho detto fermi tutti, non devo aprire Instagram, non devo fare cose, beh, è uscita People con IU, quindi che fai, non te l'ascolti? Non so cosa aspettarmi, quindi questi giorni c'è troppa roba, uno non finisce con uno che ne inizia un altro, cioè un attimo. Mi dovete dare un secondo. Il suo video è incentrato sulle mani, molto bello. No ragazzi, questo ragazzo è troppo bello. Ha detto che è stata scritta durante il COVID, quando pensava di aver perso tutto. Ma voi la dovete smettere di giocare con i miei sentimenti. Ora la devo riascoltare perché ovviamente non avevo messo i sottotitoli. Bravo. E mentre mi è arrivato un messaggio dalla mia amica Jenna. Ve la ricordate, Jenna? Guardate cosa mi è andata a prendere. È andata un cap sleeve, lì a Seoul. Ilaria, I love you. Lei di solito non ci va mai a questi eventi. Ha detto l'ho fatto per te. Vi giuro, io la adoro. Sto guardando la live di un video, mentre sono le 12, eccolo qui ragazzo. Io sto cuocendo il guanciale perché l'avevo in frigo, lo devo finire. Nel mentre qua farò il soffrittino per fare il sugo, perché voglio fare la matriciana. Quindi sto facendo un po' di verdure. E niente, quindi appunto aspetto Julie, spero non faccia troppo tardi perché poi ho una certa... me ne devo andare. Questo è il trucchetto per la matriciana perfetta. Quando il guanciale è bello cotto, lo scolate e lo fate asciugare. Adesso lo metto anche in un piatto un po' più ampio così si secca per bene. Tutto il grassetto che c'è qui, che ha rilasciato il guanciale, va nel sugo. Questo è uno dei segreti. Certo, non è proprio una cosa dietetica, però capite che questo vi dà tutto il sapore. Lasciate perdere che ho messo la cipolla così a pezzi grandi, perché poi mia sorella non piace, li deve togliere, bla bla bla.
sto andando a fare questa cosa, cioè me la sto proprio sudando, che letteralmente l'unico punto dove mi poteva far passare il navigatore ovviamente era fare le scale. I mezzi sono passati tutti in tempo, sono leggermente in ritardo ma di qualche minuto, tipo 5 minuti, quindi diciamo che mi poteva senz'altro andare peggio. Ho fatto un piccolo pit stop puntualissimo come sempre. Mi è venuto a trovare il mio amico Fausto, come ogni mese. Infatti mi sentivo troppo spossata questi giorni, troppo svasata. E ok, insomma, anche questo problema ce lo siamo tolto. Adesso certo avrò una panza che non vi dico. Ho fatto tutto quello che dovevo fare, con qua anche il previsto, perché giustamente sennò non sono io, cioè quando mai le cose vanno esattamente come pianificato. Adesso mi butto in doccia, voi non avete capito, perché sono stata chiusa in mezzo a persone. Che poi stasera andiamo appunto con Giulia, ci rivediamo un'altra volta, ci vediamo con Giorgia e andiamo al cinema a vedere il film di Super Mario. Giulia mi ha scritto che è arrivata. Sì, io stasera volevo prepararmi, che ne so, essere un po' carina. Non mi ha permesso, quindi metterò questo cappello, i miei vestiti comfy, un po' di profumo, perché questo non si nega. Brave verso questa vita che mi aspetta. Però in un attimo è successo il panico. Eccola qua, è successo il panico, raga. Allora, cioè, mi stavo preparando. Io mi sento come la cagata sul finestrino, ragazze. Così. Come? Ah, lunga, spiaccicata. Lunga. E spiaccicata. E depressa proprio. Sono dovuta fare una corsa per prendere la borsa, perché adesso dobbiamo mettere le cibarie. Siamo dovute venire a questo Carrefour che è l'unico aperto in 24 ore. Cioè, delle sprovviste proprio. Questa devo ancora mangiare, sono le 11. Però ragazze. Però, cioè, fatto non so se si notano, eh. Poi mi è partita la live dei quei tre, che a una certa non sapevo più chi seguire. No, ma il bello, io, Ilaria, sto fuori, esci. Lei, sì, metto la giacca, arrivo, raga, un quarto d'ora. Stavo a vedere quelli in live, io fuori in macchina. No, mi sono un attimo persa. Però va tutto bene, va tutto bene. Adesso entriamo qua. Entriamo qua. Sì. E andrà tutto bene. Il pianino. Eccoci qua. Ti presi? Sono una super iPad. Per una volta non sono io la super nerd in questo caso. Tu che hai brandizzato Calvin Klein? Mario! Peach! Buongiorno ragazzi, oggi è la mattina dopo. Se continuo a tagliarmi la frangia, qualcuno mi tolga le forbici, per favore. Però mi piace così, non mi dispiace. Un po' più sbarazzina, cioè volendo si può aprire o si può lasciare, vedete, un po' più così, proprio modi frangettina. Non lo so, fatemi sapere. In ogni caso, cosa sto facendo oggi? Pulizia spazzole. Per favore sdoganiamo questa cosa che le spazzole non vanno lavate, perché vanno lavate come? Io adesso sto iniziando prima con questo affarino qua che ho preso da Primark, per appunto togliere tutta sta laniccia che si forma soprattutto su questa spazzola qua, che è quella con le setole di cinghiale. Vedete, nella parte più fitta è un casino. Metto in una bacinella l'acqua calda, non bollente ma calda, e lo shampoo. Io poi ci aggiungo anche un pochino di olio essenziale, sia di limone sia di lavanda, che sono entrambi disinfettanti, antibatterici, e poi lasciano anche insomma una fragranzina delicatina. E li lascio così almeno tipo 3-4 ore. Poi ovviamente sciacquo e lascio asciugare. Detto ciò, visto che oggi è il giorno di riposo tra virgolette, anche se io volevo montare, iniziare a montare questo video che voi state vedendo, però credo dovrò farlo tutto domani molto alla rincorsa, perché purtroppo il computer oggi ha deciso che non si vuole accendere. Non funziona il caricatore, mi rifà lo stesso problema che mi faceva qualche tempo fa. Quindi semplicemente oggi mi sto dando al coro gospel praticamente, perché non faccio altro che ascoltare canzoni e fare tipo i vocalizzi sopra, che è tipo una delle mie cose preferite da fare nella vita. Però farlo con le cuffiette viene male, dovresti tipo tenere lo speaker alto e gorgheggiare. Questa invece purtroppo è la situazione del computer. Allora l'accendo così e mi dice che ovviamente c'è la batteria scarica. Eccoci qua. Però poi io gli faccio questo bellissimo giochetto, quindi prendo il mio solito cavetto e non fa niente, cioè di solito sapete quando si attacca fa titin. Se io continuo a cercare diciamo di accenderlo, mi dice sempre batteria scarica. Non so che fare più questo computer, vi giuro. Lo frullerei da qualche parte. Lo amo, ma lo frullerei da qualche parte.